Sei tu, la moto, la strada. Senti il rumore della tua moto, la musica del tuo motore. Cerchi di farlo piangere il meno possibile. Sei tu che la guidi, tu che la fai girare, tu che la freni, perché lei ti può anche tradire. Perché se la usi male, è come una donna, poi si vendica. Born to be wild. Briganti Rebels. Don't blame us. Libertà, passione, condivisione. Benvenuti ad una nuova puntata di Briganti Ribelli, una rubrica alla scoperta del mondo motociclistico attraverso le voci, i racconti e le esperienze di chi la moto la vive sul serio. Qui vi parla Mattia Pellecchia, il vostro Jack Lamotta, ospite di questa nuova puntata Aldo Di Palma. Buonasera a tutti voi. Aldo, ma come è iniziata la tua passione per le motociclette? Com'è nata? Diciamo che dobbiamo andare indietro di molti e molti anni. Già dall'adolescenza in me era intrisa questa cosa di fare gruppo e già cominciamo con i motorini a fare le prime scorribande in paese, roba varia, fino a che poi andando avanti con gli anni ci siamo potuti permettere di comprare l'Harley Davidson, cominciare a fare i primi club. Ma perché proprio l'Harley Davidson, il genere custom? A me piacciono tutti i tipi di moto, però il custom in genere è quello che esprime appieno la libertà e lo stile di vita proprio del biker. Per quale motivo esprime proprio lo stile di vita del biker? Per questa forse eccessiva personalizzazione di anche per la personalizzazione, sì, perché ognuno poi vari gusti se la può fare come vuole, ma la moto in genere esprime libertà alla fine, è quello che poi cerchiamo noi biker, di uscire un attimo fuori dagli schemi. Dicevi prima che appena è nata questa passione per le motociclette, già da ragazzino c'era, diciamo, questo fenomeno di aggregazione, quindi di nascita di club, diciamo di associazione motociclistica. Sì, nel dato dell'adolescenza eravamo raggruppati con questi motorini e roba varia a fare, come ti dicevo prima, a fare le scorribande tra i paesi e avere altri diciamo bande rivali di altre contrade, roba varia, fino a che poi qualcuno di noi ha cominciato a comprare i primi bike movie come Easy Rider o alcuni che ancora all'epoca compravamo le cassette, le VHS all'epoca c'erano, le importavamo anche dall'Inghilterra, dall'America in lingua originale. Da là cominciamo a capire bene che cos'era il club, le varie regole, e poi alla fine ci hanno portato a fare quello che siamo oggi. Quindi Aldo, il primo club in cui sei stato? Il primo club era i Black Sign di Napoli. Che divisi... tipologia era di club? Un FMI? No, all'epoca eravamo un gruppo indipendente, infatti all'epoca cominciavano a girare i primi MC in Italia e abbiamo cominciato ad avere i primi problemi essendo noi non riconosciuti, diciamo, da questi club. Alla fine abbiamo dovuto un po' lottare a far capire il nostro pensiero qual era, diciamo metterci sotto la loro ala protettiva alla fine, facendo i loro supporter. Ci spieghi proprio appunto come funziona questa tutela degli MC? In strada ovviamente non è che uno si sveglia la mattina e può indossare una toppa a piacere. Sì, infatti ho fatto parte poi di seguito a un MC del Sud Italia e allora ho capito veramente cosa significa portare i colori sulle spalle, diciamo non mischiarsi e dividere le varie categorie di biker, cioè diciamo chi non porta i colori dietro e chi porta i colori dietro ha una certa storia e una certa, diciamo, disciplina. Quindi se dovessimo etichettare, dividere le varie tipologie di club, abbiamo gli MC, gli FMI e gli OG. E poi abbiamo i supporter pure dell'MC, i vari club supporter che ci sono. Quindi l'MC in ambito italiano, ma credo anche in ambito internazionale, in altri stati, in altre nazioni, sono i club di riferimento in strada. Sì, anche se loro sono considerati l'1% dei motociclisti, però io ne ho fatto parte con un vero orgoglio, poi per varie vicissitudini ho dovuto abbandonare, però ti posso dire che rimpiango ancora quei tempi quando stavo con loro. E tra poco vi parleremo proprio di quei tempi che Aldo rimpiange, tempi in cui ha fatto parte di un vero MC.
Ritorniamo con Aldo Di Palma. Parlavamo proprio degli MC, ma un MC come funziona? Come è strutturato? Che cariche ci sono? Le varie cariche dell'MC: c'è presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere e il sergeant d'armi, che sarebbe l'armiere del club. Oltre a alcuni hanno il road captain e il boia, quello che chiude il gruppo dietro quando si viaggia. Diciamo la cosiddetta scopa. Scopa, sì, va bene. In gergo. E praticamente ci sono queste cariche per un'organizzazione più armonica del club, per farlo funzionare meglio. Sì, oltre alle cariche principali sono quelle che prendono le decisioni per quanto riguarda l'andamento del club. Per entrarvi a far parte, giustamente, c'è tutto un profilo che si chiama il prospettaggio, che varia da mesi ad anni, dipende dal membro che rientra, che valore ha e quello che dà al club. Quindi diciamo che prima di arrivare ad indossare una toppa, diciamo tutti i pezzi dei colori di un MC, c'è tutto un percorso da fare, un periodo di prova. Sì, si inizia a fare l'hang around, cioè colui che gira intorno al club, comincia ad avvicinarsi a questo mondo, fino all'entrata si fa il prospettaggio, diventi prospect, e man mano che tu dai con al club ti vengono riconosciuti i vari pezzi dietro dei colori. Dopo questa, diciamo, importante esperienza che tu hai avuto in un MC, com'è continuata la tua cosiddetta carriera motociclistica? Beh, dopo che siamo usciti dall'MC, siamo stati 5-6 anni sabbatici, diciamo, ci siamo presi, e alla fine, qualche anno fa, è nata la costituente biker dell'FMI, mi è stata proposta, e abbiamo cominciato a far parte noi altri 4-5 club in Campania. E devo dire che, nonostante sia FMI, che dovrebbe essere una cosa più turistica, sì, ecco, meno ferrea, la sezione bike invece ha delle regole che si avvicinano molto al mondo MC, e per questo ne ho fatto parte. Quindi come nasce il progetto Big Bros? Il progetto Big Bros nasce 6-7 anni fa, quando alcuni ragazzi, vedendo i miei racconti delle mie esperienze dal mondo biker, hanno cominciato a girare intorno a me e all'officina, sono diventati clienti, poi abbiamo cominciato a creare questo gruppo, e alla fine si è presentata l'occasione dell'FMI Biker, costituente biker, abbiamo creato il Big Bros Biker Club. Nello specifico, Aldo, ma come si fa a fondare un club? Chi ti dà l'autorizzazione per aprire un club FMI come l'autorizzazione, il Big Bros? L'autorizzazione FMI tu la chiedi alla Federmoto, ti presenti con i vari tesseramenti con queste persone, nel tuo si crea uno statuto, e nello statuto tu puoi dire che ruolo vuoi avere nell'FMI, fare il biker, fare il turista, fare il moto d'epoca, varie cose. Noi abbiamo scelto giustamente di fare i biker. Diciamo queste sono le autorizzazioni ufficiali, ma in strada chi ti dà il benestare? Il benestare, beh, ce lo diamo noi. Per dare proprio dei numeri di questo club, quanti erano i membri fondatori all'inizio? I membri fondatori sono, e ancora attualmente sono 6, e altre persone stanno con noi da quasi all'inizio, diciamo. Poi c'è chi purtroppo ci ha abbandonato per cose personali o l'abbiamo dovuto cacciare. Adesso siamo intorno ai 15 membri ufficiali. Per quanto riguarda la nostra linea, che è abbastanza dura, bastano e avanzano. In questo momento noi stiamo proprio registrando nella vostra clubhouse, la clubhouse dei Big Bros. Per farci capire bene che cosa significa far parte dei Big Bros in questo caso, ma di un club FMI o MC che sia, ci puoi parlare proprio appunto delle vostre attività che vi uniscono? Dove è stato fondato questo club è sul rispetto reciproco dei membri, sulla fratellanza, che diciamo è la base di tutto, e alla fine siamo, il motto vale anche per noi, uno per tutti e tutti per uno. Noi siamo una grande famiglia, tutte le festività, tutte, tipo per dirtene una, il Natale, il Capodanno, la Pasqua, le passiamo tutti quanti qua. Cioè le nostre famiglie si aggregano a noi. E come club che obiettivi vi siete posti? Grandi obiettivi non ne abbiamo, vogliamo solo vivere in tranquillità, in fratellanza, e accogliere altri membri se ne verranno e se ne saranno degni di indossare i nostri colori. Attraverso le vostre manifestazioni e raduni che voi organizzate annualmente, periodicamente, siete diventati una sorta di punto di riferimento nel territorio, ma voi organizzate anche dei viaggi in motocicletta, andate anche fuori a partecipare a raduni esterni? Sì, io e alcuni membri abbiamo girato quasi tutta l'Europa, dal nord della Germania, siamo arrivati in Turchia, Spagna, Francia, Jugoslavia, Ungheria, siamo girati quasi tutti quanti l'Europa. Che cosa significa viaggiare in motocicletta? A parole è difficile spiegarlo, bisogna vivere alcune cose. Consiglio a chi ha la passione almeno della moto di provare a viaggiare in un gruppo o almeno con degli amici.
Ci hai detto prima che tu, attraverso i tuoi viaggi in moto, hai percorso molte strade che ti hanno portato ad attraversare vari paesi europei. Se ci dovessi raccontare di un episodio oppure di un posto che ti è rimasto in mente in modo particolare. Ce ne sarebbero parecchi. Uno mi è capitato in Ungheria sul lago di Balaton. Eravamo là fermi sulle rive del lago, è arrivato due o tre biker della zona. Giustamente noi non è che sapevamo la lingua proprio l'ungherese al 100%. Il fatto che eravamo biker, sia noi che loro, alla fine ci siamo ritrovati dopo poche ore a mangiare e dormire a casa loro, per farti capire la cosa. E tra poco torneremo con Aldo e parleremo del suo lavoro, della sua officina e delle esposizioni dei suoi lavori. Hello. Is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone at home? Come on now. I hear you feeling down, but I can't ease your pain. Just the basic facts that can show me where it hurts. There is no pain you are receiving. A distant ship's smoke on the horizon.
Aldo, ma il mondo motociclistico, il mondo dei bikers, non lo vivi solo attraverso la tua passione, ma lo vivi anche attraverso il tuo mestiere, il tuo lavoro. Sì, come ti dicevo prima, la mia grande passione delle moto, dei motori, alla fine dalla passione è diventato un lavoro. Infatti 10 anni fa ho aperto insieme a un altro biker la Big Bros Motorcycle. Quindi una vera e propria officina. Sì, una vera e propria officina che si dedica a 360 gradi al motociclista. Diciamo trattiamo un po' tutto quello che concerne il motociclista, ma in prevalenza siamo preparatori. Ci puoi parlare appunto di questa eccessiva preparazione che tu fai sulle motociclette? Come ti dicevo, questa passione da piccolino a cominciare a smontare e montare i motorini alla fine ci ha portato, pure facendo dei vari corsi di meccanica e roba varia, poi mi ha portato a esprimere appieno il mio estro creativo e alcune mie creazioni si possono trovare sulle testate giornalistiche motociclistiche più importanti. Devo dire la verità, non per vanto, ma ci siamo piazzati sempre nei primi posti della classifica. Aldo, mi puoi parlare appunto dei tuoi lavori a cui sei più affezionato, che ti hanno dato più soddisfazione? I due lavori che mi hanno dato più soddisfazione sono stati il primo chopper che ho creato per uno dei miei fratelli del club Elvis. Infatti si chiama Chopper Elvis, creato 10 anni fa, che ancora tuttora cammina e non dà problemi, quindi è una moto efficiente al 100%, nonostante sia creata da zero. La moda vuole che negli ultimi anni ci siano queste mode dello street fighter, cioè prendere moto stradali, spogliarle, pomparle col motore e farle andare in giro così. Oppure i caffè racer e gli scambler che stanno, diciamo, ritornando di moda. Nacquero questi stili negli anni 60 in Inghilterra. Abbellite poi da stupende aerografie. Sì, ci avvaliamo di collaboratori come il grande Dianaman di Salerno, che lui ci aerografa tutti i nostri lavori. Ritornando sull'organizzazione proprio del club, a livello proprio di cariche siete organizzati come un MC? Sì, perché dove c'è ordine c'è disciplina. Avete meno cariche rispetto ad un chapter rog, ma cariche di enorme valore. Sì, quando tutti i membri non riescono, diciamo, ad aggiungere una conclusione per quanto riguarda una decisione importante, il presidente poi decide. Proprio per spiegare a chi non vive questo mondo, quando si esce in motocicletta in gruppo, come è organizzato un gruppo? La prima cosa nostra è la sicurezza di andare in moto. Infatti viaggiamo secondo uno schema, secondo un certo limite di velocità, non ci sorpassiamo l'uno l'altro, giusto per rendere ancora più sicuro il nostro viaggio. Infatti sono 20 anni che viaggio con alcuni di loro e non è successo mai niente. Quindi si è creato, diciamo, un'alchimia, un'intesa quasi perfetta. Sì. Basta uno sguardo per capire quando bisogna chiudere una strada o quando bisogna, sì, venire incontro alle esigenze di un compagno. Perfetto, sì, è come hai detto tu. Voi, se non mi sbaglio, negli ultimi tempi state proprio iniziando ad organizzare dei raduni abbastanza sentiti nel territorio. Sì, posso dire che a livello provinciale il nostro raduno è uno dei più grandi, se non il più grande. Vantiamo una certa stima dagli altri club, ci scambiamo, diciamo, il viaggio uno con l'altro e c'è un grande ritorno tra loro, anche per la nostra, diciamo, simpatia, non lo so come lo vogliono definire loro, però abbiamo un certo riscontro. Sempre per chi ci ascolta, chi è profano di questo mondo dei bikers, il raduno in cosa consiste? Che difficoltà ci sono per organizzare un raduno che sia abbastanza, diciamo, soddisfacente? Il primo grande ostacolo è far capire alle istituzioni che noi non siamo, cioè non creiamo guerre o guerriglie quando facciamo i raduni, è una festa aperta a tutti e infatti quello che cerchiamo di portare avanti è aprire il nostro raduno anche a persone che non sono nell'ambito motociclistico, ma proprio per far vivere questa festa a tutti quanti. Aldo, ultima domanda, se me la consenti, abbastanza personale. Da poco sei diventato padre. Sì. E ti faccio gli auguri. Grazie. E come ci si sente ad essere padre? Beh, ti devo dire, adesso c'ha 20 giorni il mio successore. Niente, è una cosa che sta maturando giorno per giorno e spero che abbia messo in lui, diciamo, questi sentimenti, questi valori che lo porteranno a fare la mia stessa strada. Ne sarei contento. Ti ringrazio, Aldo. Questo Aldo Di Palma. Grazie a te. Questo è Briganti Ribelli, una rubrica di Mattia Pellecchia, in arte Jack Lamotta. Don't blame us. Libertà, passione, condivisione. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao, guaglio.